Il Venezia è in Serie B, la città è in festa, un traguardo inseguito da 12 anni che va oltre l'evento sportivo in un progetto di sviluppo che prevede anche la costruzione di un nuovo stadio a Tessera e che procede a ritmi serrati. Per gli arancio-neroverdi è la seconda promozione consecutiva. Al Penso Colfano bastava un pareggio per distaccare il Parma, quel tanto che basta a conquistare la certezza matematica della promozione, e la partita è finita 1-1. Al vantaggio di Moreo al 38esimo del primo tempo, gli ospiti hanno risposto nella ripresa con Capezzani. Un ottimo Venezia, tante le occasioni da gol, una prestazione che ha legittimato una stagione da incorniciare. La campagna abbonamenti era partita con l'immagine di Jota Copina e Pippo Inzaghi uniti in una stretta di mano al motto di «Torniamo a ruggire», una promessa mantenuta. Calcisticamente parlando, il Leone di San Marco esce finalmente da anni travagliatissimi, a partire da quel 2005 annus horribilis in cui la squadra fece l'ultima apparizione in Serie B, una stagione che si concluse mestamente con la retrocessione e il fallimento. Ricordi amari che appaiono lontanissimi di fronte ai risultati di oggi. Prima della partita col Fano, il rullino di marcia degli arancio-neroverdi segnala 23 vittorie su 34 partite, una cavalcata trionfale verso l'accesso diretto alla Serie B, nella quale le appena tre sconfitte e gli 8 pareggi appaiono semplici incidenti di percorso. 54 gol fatti assieme al Parma miglior attacco del girone dopo il Pordenone ed una difesa ermetica, al passivo appena 25 reti, nessuno ha fatto meglio. Nel calcio non c'è nulla di scontato e pur partendo tra le favorite il Venezia ha dovuto lavorare sodo per guadagnarsi un risultato che proietta la squadra in una dimensione più consona ad una città e ad un pubblico come quello di Venezia e Mestre, in attesa di togliersi nuove soddisfazioni magari in un nuovo stadio.